ho deciso di intraprendere questa avventura, appunto, c'è stato un momento che in concomitanza con il periodo Covid, periodo super strano per tutti, in cui appunto ho venduto l'attività di birreria, e in concomitanza mio padre, che ha questa attività di distribuzione birre, spirits e vini, ha deciso di stoppare, quindi andare in pensione. Allora io ho avuto questa occasione di riaprire un po' una porta nuova nel mio futuro, e quindi ho detto: ok, posso decidere finalmente oggi cosa vuoi fare. C'è stata proprio subito l'idea di tornare un po' all'origine, quindi tornare in campagna, e quindi non perché nel vino in Langa. Questo è un po' il collegamento al sogno che abbiamo un po' tutti, secondo me. Quindi c'è stato questo avvicinamento al mondo vino, e fortunatamente siamo, per me, nel posto più bello del mondo, quindi abbiamo la fortuna di avere la Langa a due passi da Fossano. Sono venuto a vivere a Monforte e ho iniziato questa avventura nel mondo Langa, che ti dà la possibilità appunto di avvicinarti molto e stare a contatto con la natura, quella dalla quale comunque arrivo, la campagna, come famiglia arriviamo da Maddalene. Il sogno di noi giovani che ci siamo avvicinati a questo mondo, ovviamente, è quello di raggiungere, diciamo, usiamo questa frase, di raggiungere l'America, ma proprio in tutti i sensi, cioè riuscire ad andare a esportare questo prodotto stupendo in America, e andare a trovare il palato di più persone nel mondo. Quindi c'è molta frenesia all'interno dell'azienda, ci sono tanti progetti in atto appunto per andare a raggiungere questo obiettivo. Ma poi tutti i giorni torniamo con i piedi per terra e capiamo che le tempistiche comunque le detta sempre la natura, sempre la vigna, perché siamo collegati, ripeto, al territorio, siamo collegati alla natura, ed è la vigna che decide per noi, non siamo noi che decidiamo per il vino. Produciamo appunto Barbera, Nebbiolo, Barolo, Alta Langa, comunque seguendo la natura e rispettandola, perché facciamo tutta produzione biologica, siamo 100% biologici in retro etichetta. Vi aspetto in cantina, allora. Cin cin.